due, insomma, cose vorrei dire. La prima è rappresentare, così, certamente non si poteva mettere sul palco 21 agenzie, quindi rappresentare il fatto che esiste un sistema, l'ho detto bene, che quello per la dimensione in apertura, di 10.000 donne e uomini che ogni giorno H24, con servizi di corsi di disponibilità, 365 giorni all'anno, operano per la conoscenza e il controllo dell'ambiente nel nostro paese. Producono tante cose che questa nuova norma consentirà di valorizzare e finalizzare anche rispetto ad assessore. Ma poi vorrei fare un commento, insomma, molto rapido anche questo, davvero mi porto pochissimi minuti. L'ho detto bene anche qui del Bernardino, oggi questa presentazione, questo rapporto molto importante, su un tema importantissimo, il rapporto ISPRA con il contributo delle agenzie, avviene in un momento molto particolare, molto speciale, no? 15 di giugno è legge dello Stato, questa norma che istituisce il sistema nazionale di protezione ambientale, cioè, ci attendiamo in grado di persone, un giorno. È ovviamente un grande risultato, si sono spesi per molti anni, lo ricordo, insomma, hanno avuto un iter travagliato come la norma sugli ecoreati, però ha avuto il suo iter bello lungo, insomma, 7-8 anni tutti, si sono spesi molti parlamentari, alcuni gruppi di pressione, si sono spese moltissimo le agenzie regionali, portando contributi anche tecnici alla definizione del testo per consentire al Parlamento e al Governo di meglio comprendere e prendere le decisioni più adeguate possibili. Quindi è un risultato importante, di cui noi siamo molto contenti, insomma, lo rappresenteremo, lo abbiamo rappresentato e lo rappresenteremo in tutti i contesti, insomma, nelle prossime settimane, anche giusto che sia così. Tra le funzioni che la legge assegna a questo sistema, è stato già ricordato, c'è quello di riconoscere al Sistema Nazionale di Protezione Ambientale l'ufficialità dell'informazione prodotta. Quindi, anche questo l'ha detto Marco, no? È una responsabilità grandissima, perché significa che su queste informazioni il Parlamento prenderà le sue decisioni, cioè scriverà le leggi, il governo, i consigli regionali scriveranno le leggi, i governi nazionali e regionali prenderanno decisioni in termini di pianificazione, sulla qualità dell'aria, delle acque, dei rifiuti, si faranno investimenti tecnologici per ricercare determinate sostanze piuttosto che altre. Quindi una responsabilità grandissima rispetto alla quale noi siamo molto consapevoli del fatto che se la ufficialità del dato la può sancire una norma, però l'autorevolezza, l'affidabilità, la certezza del dato la norma non te la dà. Quindi c'è un grandissimo lavoro tecnico da fare. Ieri, come battuta rispetto a Stefano Laporta in un altro momento pubblico, no, ho detto, no, siccome lui diceva che siamo spesso assieme nei convegni, quindi siamo una coppia di congressisti di fatto, io dicevo che se c'era una cosa di fatto nel nostro paese è il sistema di protezione ambientale, che fino ad oggi è stato un sistema di fatto, essendo le agenzie regionali e l'ISPRA, soggetti tecnico-scientifici che affrontano i medesimi problemi, si confrontano con le stesse difficoltà, è stato naturale fin dal 1994 lavorare insieme in maniera molto forte, sinergica, continua, continuativa, di fatto. E quindi c'è tutto un substrato di lavoro che ci aiuta, insomma, nell'attuazione dei principi della nuova norma. Ma certamente, lo dico, insomma, bisognerà lavorare con grande attenzione su quella che è l'armonizzazione delle modalità di raccolta dei dati, di validazione di questi dati, lo ha accennato Marco, ci sono diverse velocità, di aggregazione dei dati, di diffusione dei dati, di rappresentazione dei dati, cioè la forma che abbiamo visto utilizzata da Stefano Laporta, e di interpretazione e di valutazione dei dati. Su questo noi siamo, credo, avanti, ma abbiamo della strada da fare. E in certo senso noi, quello di oggi è un esempio molto, molto calzante di quali sono anche i margini di miglioramento. Nella legge c'è la previsione
che diventa un'opportunità e un obbligo di riprogettare e realizzare, ci aggiungerei finalmente, il sistema informativo nazionale per l'ambiente articolato in punti focali regionali chiaramente individuati nelle agenzie regionali. Ma questo significa anche riprogettare un sistema che, come sempre avviene nel caso dei sistemi complessi, non è rete all'interno, perché il sistema è sistema all'esterno, quindi è la nostra rete, ma è la rete degli altri soggetti pubblici e privati che producono e organizzano informazioni ambientali, che oggi sono reperibili e vanno reperite e utilizzate e valorizzate in un contesto più ampio. Ecco, e allora voi capite che questa legge, lo ha detto anche qui bene Barbara De Gale in apertura, è un punto d'arrivo, è un punto di partenza, e a Barbara De Gale e ai, che è sottosegretario all'ambiente con la delega sul sistema delle agenzie, quindi il nostro, diciamo, riferimento governativo insieme naturalmente al ministro, e ai parlamentari che partecipano, insomma, che supervisionate, hanno seguito con passione, con attenzione in questi anni, ecco, io vorrei rappresentare il fatto che un occhio vigile e importante sull'attuazione di questa norma è necessario tenerlo. Noi ci stiamo lavorando in sede tecnica, abbiamo già iniziato, ma permane l'utilità e la necessità per tutti di mantenere questo livello di attenzione. Grazie. Grazie, grazie colleghi. Allora, stromba tutto, partirei con la tavola rotonda. Direi perché ho sotto due aspetti che nella tavola rotonda vorrei trattare. Uno è sui dati, cioè su quello che è l'immagine che ci viene data relativamente ai rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. E quindi ci sono dei punti molto significativi, ad esempio l'eccellenza in Europa. Chi frequenta l'Europa normalmente lotta per emergere, in questo caso direi che sarebbe opportuno valorizzare, no, questo fatto. In questa emersione, no, c'è anche questo discorso del riciclo rispetto, no, allo smaltimento in discarica, e mi sembra un altro aspetto estremamente significativo, dopodiché andiamo all'infrazione per altre cose, ma almeno riusciamo a mettere sul piatto quando andiamo a discutere alcuni aspetti che sono invece la parte virtuosa, la faccia virtuosa. Ce ne sono molti altri, questo sull'importazione e esportazione. L'esportazione, no, è molto divertente, va in Germania e poi viene messa sostanzialmente in cave dismesse, no? C'è una certa relazione di rifiuti radioattivi, credo, no? Sostanzialmente con tutta la parte del trattamento e o della conservazione delle scorie e trattate, già trattate, comunque c'è un atteggiamento della Germania di un certo tipo, che devo dire da un punto di vista geologico non sono totalmente d'accordo, ma dentro questo lo discusso anche in altra sede. C'è un aspetto estremamente importante che è sotteso dietro questo, quello delle costruzioni e demolizioni. Costruzioni e demolizioni oggi sfuggono, diciamo, a un monitoraggio, e questa è tutta la seconda parte, cioè sfuggono perché non c'è uno strumento oggettivo sul quale poggiare, al di là di una valutazione di proxy, no? Una valutazione di stima, un modello di stima, non abbiamo un dato con cui confrontare, è il modello stesso, in termini complessivi. Altra cosa significativa, secondo me, che esce è la divisione tra nord, centro e sud, e anche nelle regioni, diciamo la Lombardia ha due volte la produzione del Veneto, il doppio, che è del tutto razionale, però notiamolo, centro Italia Toscana, sud Italia Puglia, rispetto a Campania e rispetto agli altri, non esistono, tanto per la Sicilia. Però io credo che ci sono dei dati paese che, al di là che sono 2014, no? 2000, trattati 2015 e 15, abbiamo, vi faccio notare che Eurostat è ancora peggio rispetto a noi, perché molte cose è importante notare, portiamo i dati Eurostat, i dati Eurostat in certi casi sono molto più vecchi dei nostri, e si basano poi sui nostri. Questo per sottolineare alcuni aspetti generali.